puntami la faccia col dito che mi mette sempre a fuoco così. Vado? Vai. Stai registrando? Sì. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Lucas e siamo qua oggi in una location, diciamo, open air. Mi informo dalla regia che dietro abbiamo anche delle montagne e anche la moto. E oggi non volevo fare questo video in cameretta o in garage. E finché potremo uscire, finché non ci sarà un nuovo lockdown, non posso dirlo, registriamo all'aria aperta, perché no? Ma prima di iniziare a parlare del motivo per il quale avete aperto questo video, magari non lo sapete manco voi, vi invito a iscrivervi al mio canale, perché è importante iscriversi, perché sì, non potete non iscrivervi, no? Inoltre è molto importante seguirmi su Instagram, perché chi mi segue su Instagram vede che cosa monto sulla moto in anticipo rispetto ai video delle elaborazioni, ad esempio pulsantiera, gas rapido, eccetera. Quindi seguitemi su Instagram perché è molto importante. Dopo la spammata giustamente iniziale, andiamo a parlare dell'argomento principale del video. Perché io amo questa moto? Quali sono i pregi di un Suzuki GSX-R 1000RRR 2020? Punto primo, che diciamo che è una delle cose che guardiamo inizialmente sulla moto, è quanto costa la moto di base, modello più bello, non stiamo a guardare modelli più scarsi noi ovviamente perché siamo dei big spender, costa circa 19.000 euro più o meno fra immatricolazione e tutto, poi ovviamente in base al concessionario che vi fa l'offerta, vi fa lo sconto a mio cugino o alle offerte che ha fatto Suzuki ad esempio verso aprile, un mese dopo che ci hanno chiusi tutti, la Suzuki ha fatto delle offerte clamorose, aveva buttato fuori questi modelli a 1.000 euro di meno, una cosa del genere, e io ovviamente l'avevo pagato di più. Ma questi sono puramente dettagli. Quindi rapporto qualità-prezzo altissimo. Penso tra l'altro che sia il 1000 che costa di meno, senza penso, perché è così. Magari di poco rispetto alle altre giapponesi, ma costa davvero poco. E quindi con quella cifra avete un 1000 di tutto rispetto, che come avete visto può tirar fuori 185-184 cavalli alla ruota puliti, divertentissimo. E cosa volete di più voi a 22 anni? Il 1000 che costa di meno e che ha rapporto qualità-prezzo migliore, perché qua c'è tutto quello di cui avete bisogno, ma di quel punto ne parliamo dopo. Secondo punto, andiamo a analizzare bene la moto partendo magari dal motore, che è una delle cose che uno cerca di più nel 1000. Come vi ho detto al punto 1, il motore, se mappato e con un paio di accorgimenti, arriva a 185 cavalli puliti, poi magari ovviamente se voi iniziate a tocchinare varie cose potete aumentare ancora di più, ma non è questo quello che a noi interessa. Quello che a noi interessa è la facilità di questo motore. Come avete visto dalle bancate che vi ho fatto vedere, non è che noi siamo dei maghi e tiriamo fuori chissà che motore, noi siamo persone normali e il motore ha un'erogazione che è pulitissima, è gestibilissimo da chiunque, facile. Il termine corretto è regolarissimo, non è che non va. Va, ma incrementa gradualmente, è una figata. Voi sapete esattamente a quel regime di giri il motore che cosa farà. Magari a qualcuno di voi potrebbe piacere di più un motore più scorbutico, però alla maggior parte dei motociclisti piace il motore che vada forte ma che sia prevedibile. E questo è un 4 cilindri in linea che più prevedibile di così non poteva essere. Punto secondo andato, andiamo al punto 3. Che cosa può andare ancora bene in questa moto? Beh, semplice. Proprio la parola semplicità che circonda la moto. Il karma della moto è tutto semplice, perché voi salite su questa moto, non ci siete mai andati e dopo tre curve è come se utilizzaste questa moto da non so quanto. Esempio, il primo giorno in cui io ho preso questa moto non ero nemmeno da solo, ero in doppio, quindi mi dovevo anche interfacciare, anche Giorgia doveva interfacciarsi con la nuova moto. Tempo tre curve ed eravamo lì a divertirci già sui passi in una giornata. Dopo provo a chiamare il Barba, che ha provato questa moto, e gli chiedo secondo lui come si è trovato. Ancora più eclatante è il fatto che la mia zavorrina in tempo due curve insieme a me su due giorni di fila ha imparato a stare su questa moto. Cioè, dacci un feedback, dai, bello lì. Voi salite su questa moto e dite è una cazzata guidare una sportiva. Esistono sicuramente delle moto che sono più efficaci, con forcelle più belle, più costose, ma che magari per un neofita babbione, amatore come me, amatore per me è già un encomio, magari sono più difficili da imparare, sono più complesse da capire, ci vuole più tempo. Invece se voi siete alle prime armi, voglio un 1000 Suzuchino. Adesso faccio un tentativo e sia che mi risponda sia che faccia fail ve lo metto e chiamo il Barba Strange Biker. Non mi risponde. Dai, è mezzogiorno, risponderai o sei in moto?
adesso metto di sottofondo i gufi. Va bene, ci riproviamo dopo. Andiamo invece al punto 4. Per il punto 4 dobbiamo salire in sella. Bene, voi salite in sella, dite, cazzo, una moto da 20.000 euro circa, sarà complicatissima l'elettronica, non ci capirò niente. E invece è davvero molto semplice. Allora, questo è il cruscotto che abbiamo difficoltà a registrare perché giustamente c'è il riflesso. Girando la chiave, questo è il cruscotto. Allora, qua ci sono tutti i giri. Qua ci sono le mappe. Qua c'è il traction, che in inverno teniamo bello alto. Qua sotto c'è la temperatura dell'olio, benzina, orario, temperatura dell'aria che ce ne sbatte il cazzo, però c'è residuo benzina, chilometraggio, abbiamo già fatto 6.000 km da luglio, incredibile. Questo vi fa venire gli infarti perché vi dice in quel momento quanto state consumando e quando è vicino allo zero è davvero impressionante. Questa qua è la marcia. Qua c'è il simbolo dell'olio che non so cosa possa servire, ma finché non diventa rosso non mi interessa. Quick shifter e qua sto fulmine, non so cosa servono, ma finché non si illuminano diventa rossi, va bene. Allora il puntino arancio invece segnala se c'è qualche problema alla moto. Poi c'è il simbolo del traction che se si accende siete in curva dovete ringraziare la moto. ABS, frecce che non ci interessano sinceramente. Allora fondamentalmente è davvero semplice, è intuitivo, è tutto lì scritto, solamente quello che vi serve, a parte ovviamente la temperatura che non ci serve, però vabbè, c'è e ce la teniamo. Questa invece è la pulsantiera. Navighiamo nel menu con su e giù, con modo invece andiamo a gestire il traction, perché davvero si fa solo quello. Qua dietro c'è un bottoncino che non vedete e che è semplicemente gli abbaglianti, frecce, clacson, basta, finito. Ora lato destro non ve lo faccio vedere perché non è più originale. Mi ha richiamato il barba. Ritorniamo al punto 3. Barba! Buongiornissimo. Sei in un'intervista. Stai facendo un'intervista? Sì, tu stai venendo intervistato. Qual è un pregio del Suzuchino o i pregi? Allora, il pregio della Suzuki secondo me è la semplicità, proprio appena ci sali su è semplice da usare. Il cambio di suo è veramente veramente fatto bene, sia in salita che in discesa è burrosissimo. E poi l'ultimo pregio possiamo metterci che è abbastanza comoda rispetto ad altre super sportive che ho provato. Grazie. Allora, intervista conclusa, ma come vedete ha più o meno confermato quello che dicevo io, aggiungendo un punto a cui io effettivamente non avevo pensato perché lo davo per scontato. Punto 5, ragazzi, una cosa che è molto più tecnica rispetto a quelle che vi ho detto prima, che sono abbastanza semplici da neofiti, è l'ABS cornering, basata sulla piattaforma inerziale che ha questa moto e che, detto da un mio amico che in pista va abbastanza forte, che utilizzava anche ABS cornering in pista, che non è un problema fino a che non siete davvero dei piloti, lui dice, perché io ancora non ho provato perché sono un po' un cagasotto, che entrando in curva pinzatissimo l'ABS inizia a entrare, ABS cornering ovviamente, e non fa andare lunga la moto ma ti accompagna in curva senza far chiudere la ruota anteriore. Per me è un po' una follia, ma se Suzuki l'ha fatto e se la gente lo usa è perché funziona ed è davvero una figata, perché piuttosto che portarvi dritti contro il guardrail perché non vi frena, fa un lavoro più fino e vi accompagna in curva. Se poi voi siete andati troppo lunghi, questi però sono cazzi vostri. Vi ricordate che in un punto precedente vi ho indicato che il Suzuchino ha un chilometraggio residuo rimanente calcolato in base alla benzina che effettivamente abbiamo sul serbatoio e calcolato in base a quanto stiamo smanettando? Ecco, quel residuo devo dire che già al primo giorno di utilizzo mi ha salvato, perché ero rimasto con circa 5 km di vita residua ed è stato così preciso che anche con quei 5 km che tradotti in benzina sono davvero pochi decilitri, penso che avrà fatto i conti, sia stato così preciso da fare i conti bene su mezzo litro di benzina, perché 5 km non è che sia tanti litri di benzina. E quindi sì, il sesto punto è la precisione della benzina residua di questa moto. Vi salverà, se vi affidate a quello andate tranquilli, non dovrete più vivere nell'ansia della spia della riserva. Sesto ed ultimo punto, questa moto ragazzi costa poco ed è molto rara, diciamo che non se ne vedono troppe in giro. Non capisco perché alla gente magari non piace di estetica, pensa che non vada, ma questa moto va così come le altre. Forse magari se la confrontate con una moto da oltre 200 cavalli, di quelle spintissime sul rettilineo in pista, forse vi allungano, però come sapete meglio di me, va più forte chi sa andare più forte, chi fa la curva più veloce, non chi ne ha di più sul rettilineo, cari miei. Quindi il Luchino col 1000, se trova uno bravo col 300 le prende, va bene anche la bicicletta in realtà.
per inciso. All around the New York faces. E quindi, rispetto a tutte le super sportive che ci sono in giro, voi sarete uno dei pochi ad averla. Ed è una figata quando incontri un'altra persona con la tua stessa moto e ce ne sono poche in giro. È una roba tipo, oh bello bro, c'è anche te, figa, frate, un grande. Punto bonus, come ha detto il Barba, il cambio. Il cambio, ragazzi, elettronico, blipper di serie sul modello R. È burro, come ha detto lui, entra, non senti, non è scattoso, è come, non lo so, da feeling, ovviamente, da potenza. Vi dico, rispetto a quello che ho provato nel Panigale, ora tiro insieme tutti quelli che hanno il Panigale, io lo trovo migliore. Era ottimo anche quello, però questo era meglio. Ducati Panigale, migliore moto al mondo. E comunque, quindi è finito il video. Cazzo, che mossa di danza. E se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi, perché ne farò tanti altri così, e lasciare magari un mi piace, un commentino, facendomi sapere che cosa voi pensate di questa moto, quali sono secondo voi i pregi e anche i difetti di questa moto, se l'avete provata, se non l'avete provata, cosa ne pensate. E niente, noi ci vediamo al prossimo video.